Ciao a tutti da Davide di Audio Costruzioni. Siamo partiti con i prodotti della Focal, visto che ne avevo avuti parecchi usati e è capitato che l'importatore, il signor Batilana, me ne ha date alcune copie da fare la recensione e da tenere qua in vendita. Partiamo, visto che sono diffusori molto molto interessanti, belli chiari, piacevoli all'ascolto e molto molto dettagliati. Oggi partiamo con le Focal Chorus 726 e vediamo come risultano. Allora, eccole qua, le Chorus 726. Intanto andiamo un po' a spiegarvi come sono costruite e come sono fatte, no? Le colorazioni, questa è la finitura walnut, no? E come vedete sono delle tre vie che montano, fammi vedere un pochino, un tweeter da 25 mm, un medio da 16,5 cm, che è questo qua, un midwoofer, e due woofer sempre da 16,5 cm. Molto comodo è il discorso del raccordo reflex davanti, perché così non abbiamo problemi di posizionamento. Possiamo anche metterle molto molto vicino al muro. Ecco, la finitura, questa secondo me la walnut è la più bella, no? La forma, adesso ve la faccio anche un po' vedere, vedete, non è proprio pari pari, è leggermente, fa queste due, diciamo, onde qua, no? E penso che sia impialliciato, ma è veramente molto molto bello, no? Ecco, come tutte le casse o i diffusori francesi, come tipo di suono è un pochino, diciamo, chiaro, no? Sono diffusori chiari, quindi si rivolgono a persone che di solito non fanno lunghissime sedute di ascolto, no? Sono diffusori che quando hai ascoltato un'oretta e mezzo, diciamo che sei già abbastanza al dunque. Però ti danno molto, sono quei diffusori d'impatto subito, piacevoli, bam, ah, come si sente bene il medio alto, il tweeter, cioè qualsiasi cosa si sente subito subito, insomma. Ed è proprio la caratteristica e la forza di questi diffusori, hai capito? Hanno un costo ad oggi nel 2018 di 1299 euro la coppia, ok? E poi c'è la scontistica, no? Sono usciti questi diffusori nel 2013, però li stanno continuando a tenere in produzione perché praticamente sono i più venduti della Focal, anche perché sono i più, forse, diciamo, la serie più economica, ma non per questo. Non vanno, cioè, anzi, vanno veramente molto. Allora, intanto cominciamo a farvele vedere anche di fianco, ok? Vedete, queste è il coro di fianco e anche dietro. Dopo vi faccio vedere anche la, ecco, dietro vedete, hanno mono wiring, due attacchi molto, diciamo, efficaci, chiamiamoli così, con la possibilità di mettere le banane sopra. Adesso io le ho infilate nel foro dentro perché mi era più comodo non togliere i tappetini, però se si tolgono i tappetini, i due tappetini qua sopra, si hanno le banane, oppure le forcelle o il cavo spellato. Ecco, questo è un po' la cosa. Poi le copertine abbiamo, ok, che si attaccano in 6 punti. Molto comodo è il pernettino in metallo, no? Adesso mi avvicino così lo vedi molto. Il pernettino in metallo che evita tante tante rotture, perché molte sono in plastica e sono veramente molto molto delicate. Allora, andiamo a inserirlo così lo vedete anche come sta esteticamente. Così, ok, ecco qua, vengono incastrate molto bene e gli dà
una linea molto sobria, molto, direi, molto bella. Aspetta che tiro via questo. Voglio vedere la efficienza, cosa mi dice? Mi parla di 91 dB e mezzo, perciò sono anche facili da pilotare, quindi vanno molto bene anche con i valvolari. Okay? Adesso togliamo la copertina che ve l'ho già fatta vedere. E ve le faccio ascoltare. Allora, prima ve le faccio ascoltare con una cosa normale, dopo tiro fuori la mia cinesina così la ascoltiamo qualche secondo di più. I never believed in love at first sight, but you got that magic that I just can't explain. Well, you got a way that you're making me feel like I'm feeling and do anything. Oh, you baby. Ecco, scusate se lo faccio sentire poco, ma ho sempre il solito problema che YouTube mi taglia. Ok, adesso proviamo un po' a ascoltare con la cinesina. Con le voci veramente sono molto molto efficaci, perché proprio ti danno proprio questa sensazione qua bella bella piacevole. Vediamo se si sente un po'. Capisco che non è facile, però. Allora, altre cose che vi devo dire su questi diffusori sono queste. Sotto troviamo praticamente quattro fori dove ci vanno le punte. Ok, che le troviamo qua dentro, no? Adesso sono avvolte nel coso con i suoi, diciamo, fissaggi, no? I suoi dadi di bloccaggio. Una cosa molto molto interessante che troviamo dentro al manuale è questa qua. Sono quattro, sì. Allora, quattro tappi per le punte, se per caso non vogliamo segnare il pavimento ma vogliamo avere le punte lo stesso. Oppure quattro tappetini da mettere al posto dei, diciamo, dei coni, delle punte filettate, eh? Così. Ecco, normalmente io uso il feltro, ma adesso ve le vado a far vedere anche sotto, così. Ecco, filo, non so se riesci a inquadrarlo. Vedi, quattro filetti, no? Ecco, andiamo a sballarle. Non sembra difficile l'apertura di questi diffusori, perché invece di essere aperti sopra sono aperti, cioè si aprono qui. I balli sono fatti molto bene, avete visto prima come si tirano fuori bene, sono anche molto robusti, insomma. Niente, spero vi siano piaciute. Come sempre, se avete bisogno di questi diffusori, di altri diffusori o tutto quello che riguarda l'hi-fi, scrivetemi o telefonatemi. Iscrivetevi al mio canale YouTube per essere sempre aggiornati sulle novità. Un saluto e soprattutto un ringraziamento a Tecnofuturo, all'importatore, che ha
che ce le ha date per la recensione. Questo. Se te ci metti quella lì, ci metto questa, che dovrei mettere insieme. Stacchi dietro, filo.